che proprio il giovedì che facciamo lezione a quest'ora così tarda siete così garruli e così ciarlieri, così garrulo, ciarliero, vivace, irruento. Dovreste essere già abbastanza piallati a quest'ora, no? Va bene, ora ci penso io a darvi il colpo di grazia. Grande non c'è nessuno. Bene, alle 5:45 di giovedì è proprio il momento, è proprio quello che ci vuole, è una bella ora e mezza a parlare di Dostoevsky, è tutto. E vi rimetto a nuovo io. Allora, noi in realtà a Dostoevsky abbiamo già fatto qualche accenno quando parlavamo della scuola naturale, ambiente nel quale lui nasce artisticamente. Ho anche già detto della sua origine non nobile, o meglio, lui formalmente era nobile, perché il padre aveva assunto la nobiltà quando il figlio era già nato, ma era una piccolissima nobiltà di servizio. In realtà Dostoevsky non ha nessun legame con la tradizione della cultura nobiliare, è tra i grandissimi scrittori il primo a avere una origine diversa, a sentirsi diverso, a sentire di vivere in un paese che va profondamente cambiato per il tipo di società che vi regna. Inizia nella scuola naturale, ho anche già detto che lui stilisticamente all'inizio è una sorta di mix fra Gogol e Balzac, che lui traduce tra l'altro prima ancora di cominciare a pubblicare cose sue. È il tipico rampollo di Bielinski, che lo nota subito quando esce il primo romanzo Povera gente. Bielinski lo nota e lo propaganda molto, tra l'altro lo aiuta a superare alcune iniziali ingenuità e vuole farne una sorta di secondo Gogol perfezionato, ossia senza quegli aspetti mistici e irrazionali propri dello stesso Gogol. In realtà la cosa non funziona tanto, sto parlando della seconda metà degli anni 40, quando Dostoevsky è ancora un giovane di 25 anni, alle prime armi. Il primo romanzo, Povera gente, è dedicato alla tipica storia gogoliana del povero impiegato. Il povero impiegato che ha un attimo di ribellione contro la società che lo circonda, ma ricade poi nello squallore della vita quotidiana che gli è stata imposta, con un'abbondanza di elementi proprio realistici, sociali, che viene chiaramente dal romanzo europeo contemporaneo, anche se lo stile è ancora molto gogoliano, un romanzo epistolare. E comincia a manifestarsi uno spirito diverso col secondo romanzo, Il Sosia, un altro romanzo dove il protagonista è un impiegato di livello un pochino più alto rispetto a quello del primo romanzo, ma sempre un impiegato comunque di livello non tanto alto, che si trova a lottare contro il proprio sosia, questo sosia che prende forma dalle sue stesse fantasie, dalle sue paranoie, dalle sue paure. In realtà c'è anche un momento che spesso passa inosservato in questo romanzo dove lui pronuncia le parole «No, non sono io, vi sembra che sia io ma sono un altro». È una cosa che si nota poco nel romanzo, che è un po' come il momento in cui lui scatena questo sosia, una sorta di evocazione del sosia, quando il protagonista, Goliatkin, affitta una carrozza di livello superiore a quello che lui potrebbe permettersi per il suo grado nella tabella dei ranghi. Vi ricordate la tabella dei ranghi, detta anche le
carrozze su cui che tu puoi, hai il diritto di salire, lui ne affitta una di livello superiore e viene notato perché deve andare a un ballo, vuole fare colpo sulla famosa figlia del principale, vedete un tipico elemento gogoliano. Un suo superiore lo vede per la strada, lui si rannicchia alla carrozza e dice: no, non sono io, non sono io, cercando di convincere come mentalmente l'altro, è un altro, ti stai sbagliando, non sono io, un altro. E da quel momento nasce come la nemesi di questo sosia che lo perseguita ovunque, fa il suo stesso lavoro, gli ruba praticamente il lavoro, gli ruba la stima dei suoi superiori, riesce in tutto ciò in cui lui non riusciva, è lui come avrebbe voluto essere, una persona brillante, spiritosa, apprezzata da tutti, ma gli ruba la vita praticamente, lo riduce in uno stato di sempre maggiore emarginazione, fino al finale che cambia da una redazione all'altra. All'inizio c'è un elemento anche fantastico nel sosia, c'è una corsa finale su una carrozza verso due enormi occhi di fuoco, una sorta di finale all'insegna del demoniaco. Poi Dostoevskij la cambia poi decenni dopo quando rifarà un po' questo romanzo. In Dostoevskij si cominciano a manifestare degli aspetti fantastici, irrazionali, inquietanti. L'idea che certamente l'uomo vive nella società e ha a che fare con la società, ma il suo vero nemico sta dentro, da qualche parte, nel profondo. Questo è un'idea che si fa strada presto nella produzione del giovane Dostoevskij e si radicalizza ancora con Le notti bianche. Notti bianche che parla di quello che Dostoevskij chiama l'individuo sognatore, il sognatore, un essere androgino, né uomo né donna, né carne né pesce, che sa soltanto sognare, ma non riesce a realizzare niente. In questo breve romanzo in cui si narra di una mancata storia d'amore, io lo trovo molto zuccheroso, devo dire la verità, non credo sia la cosa più riuscita di Dostoevskij. Dostoevskij comincia a esercitarsi sulla analisi dell'animo umano, soprattutto dell'animo umano in condizioni di tipo morboso, il sosia, questo sognatore che è come un sonnambulo attraverso il mondo. E Dostoevskij sperimenta sempre di più la topografia di Pietroburgo, la rappresentazione di Pietroburgo come luogo ideale per questi tipi umani devianti che fuggono o sono inseguiti da qualcosa che sta dentro di loro o inseguono qualcosa, un ideale che non si realizza mai. L'evoluzione di Dostoevskij, ci sono anche altre opere minori di questo periodo, l'evoluzione di Dostoevskij non possiamo sapere dove avrebbe portato se non si fosse verificato un momento di rottura drammatica nella sua vita, nella vita di questo giovane già di suo molto emotivo, impressionabile, con un carattere difficile, aveva avuto una vita, una infanzia molto modesta, aveva studiato era stato mandato dal padre a studiare ingegneria militare, perché comunque bisognava fare un lavoro serio, scrivere era una cosa da ricchi, non si poteva basare su questo. Lui era andato a studiare, pur essendo un lettore fin da bambino, certamente un temperamento molto, come dire, molto portato per la letteratura, per l'arte, era stato mandato a studiare ingegneria militare. Infatti Dostoevskij è un ingegnere di formazione, uno dei primi scrittori russi che non hanno avuto una formazione strettamente umanistica nel loro percorso di studio. Tanto pare che come ingegnere facesse veramente pena,
perché pensate che quando lo zar si reca a Nicola I si reca a visitare l'Accademia e gli vengono presentati degli studi ingegneristici di fortificazioni degli allievi, tra cui uno anche il Dostoevsky, prende un disegno e dice: ma chi è questo imbecille? Ha disegnato una fortificazione senza fare la porta per entrare, senza fare il portone d'entrata. Dostoevsky si era dimenticato di fare la porta alla fortificazione. Evidentemente non era proprio il suo forte, infatti. Poi lui, io devo dire, per me fare lezione su Dostoevsky forse è la cosa più difficile, perché è un autore che conosco molto bene, cioè, l'ho studiato per 10 anni, conosco tutto di lui, ho letto tutto, sono 33 volumi dell'edizione completa, più tutte le note, con tutte le varianti, tutte le note, le cancellature, tutto quanto, 33 volumi, pensate, quando ho fatto il servizio civile nel tempo libero me le sono lette tutte, e poi dopo per 10 anni ho studiato praticamente solo Dostoevsky, insomma. Quindi per me è difficile, perché io su Dostoevsky forse so più di quanto lui stesso sapeva di sé, nel senso, no, ma è vero, guardate, è vero, pensate una cosa, lui a 60 anni certamente non si ricordava esattamente cosa pensava, cosa provava, cosa pensava di se stesso quando ne aveva 25. Io invece lo so, perché l'ho studiato pezzo per pezzo. Naturalmente è una battuta dire che so di lui più di quello che lui sapeva di se stesso, ma so certamente di lui a 25 anni cose che lui a 60 non si ricordava più. Quindi insomma, diciamo che io e Dostoevsky su di lui ce la possiamo anche battere. Per me è difficile, perché ogni volta che ne parlo mi viene una tale massa di informazioni, di cose, di idee, che è difficile trovare il modo per trovare, diciamo, una linea mediana. Comunque per noi è difficile capire cosa sarebbe diventato. La sua è una evoluzione sin da subito molto difficile. In realtà poi le ultime cose da lui scritte prima dell'esilio, si vede che è entrato, pur avendo appena iniziato, siamo nel 47-48, è entrato già in una sorta di crisi creativa. Le ultime cose che scrive prima dell'esilio sono francamente brutte. Dostoevsky è uno scrittore che ha scritto molte cose ma poco riuscite. Non bisogna pensare che il genio è uno che fa bene tutto quello che fa. Sì? Adesso ci arrivo, il momento di rottura sta per arrivare, quello di rottura drammatica, esistenziale. Per ora si vede che lui è entrato in crisi, non sa più bene come uscire dalla rappresentazione di questi incubi, di queste allucinazioni. C'è un ultimo racconto che lui scrive prima di essere esiliato, che si intitola La padrona, che è scritto in uno stile molto romantico anni 20-30, un po' come il primo Gogol, ma ormai è un anacronismo scrivere in questo stile negli anni 40, un racconto scritto molto alla Hoffman, alla Gogol, quindi negli anni 40 molto fuori tempo massimo, pieno di allucinazioni, di sogni, di febbri, di deliri, con una trama estremamente scombussolata. Si vede che veramente Dostoevsky non sa come uscire da questo. È partito cercando di descrivere l'uomo comune nella società attuale, secondo uno stile realistico, perché così gli avevano insegnato a fare, così Bielinski gli aveva insegnato a fare, ma la sua natura lo porta sempre di più verso il fantastico, verso un misticismo malato, potremmo dire. In questo lo aiutano anche le sue letture di questo periodo. Dostoevsky legge molti libri di quelli che andavano per la maggiore negli anni 30-40, per esempio i libri legati al sansimonismo, dove dottrine sociali molto utopistiche, avveniristiche, su una futura armonia sociale, si fondono anche con uno slancio mistico, quasi messianico. I sansimoniani consideravano se stessi una chiesa, la chiesa del futuro. Quindi diciamo che nella testa di Dostoevsky in questo periodo c'è un gran coacervo di cose che devono chiarirsi, possibilità irrisolte. Ah,
troncare queste difficoltà ci pensa la giustizia zarista, che lo fa incarcerare e condannare a morte per aver partecipato a gruppi sovversivi. Una galassia di gruppuscoli, ma ancora molto ingenui, di giovani utopisti che negli anni 40, nella seconda metà degli anni 40, si incontrano, discutono di politica, discutono anche di arte, di religione, sono molto influenzate da queste sette sociali esoteriche che andavano per la maggiore in Francia, il furierismo, Saint-Simon, sono cose che tra l'altro anche un po' complesse da studiare, perché noi le conosciamo soltanto come gruppi anticipatori del socialismo. In realtà erano vere e proprie chiese con una sorta di loro religione alternativa, che oggi a noi sembra molto strana. Dostoevsky frequentava questi ambienti e viene incarcerato tra gli altri, insieme agli altri, per aver letto, come vi ho già detto una volta, la lettera di Bielinski a Gogol. Viene condannato a morte e all'ultimo momento la cosa viene commutata in esilio in Siberia, esilio e lavori forzati. Dostoevsky dal 49 al 59, per 10 anni, si trova esiliato. I primi 5 anni è in una colonia penale, ai lavori forzati. Gli ultimi 5 gli consentono di ritirarsi in una remotissima cittadina di provincia, nell'attuale Kazakhstan, nella steppa più profonda, la cittadina di Semipalatinsk, e svolgere lì il servizio militare per redimersi. Poi questo succede alla morte di Nicola I. Infatti Nicola I muore a metà del decennio e Dostoevsky viene liberato dai lavori forzati e mandato in semplice esilio. Poi nel 59 finalmente riceve la grazia e torna a Pietroburgo, ma ancora per diverso tempo sarà sottoposto a controlli di polizia. Cioè Dostoevsky ancora per molti anni verrà considerato, prima di essere completamente riabilitato, ci metterà molto. Intanto però lui aveva completamente cambiato visione delle cose, era cresciuto, era maturato, è stata un'esperienza per lui formativa importantissima, che vivere nella colonia penale, perché che lui poi narrerà in una opera memorialistica, Le memorie dalla casa dei morti, il primo libro legalmente stampato in Russia, dove si parla delle colonie penali in Siberia. Noi oggi parliamo di Gulag, naturalmente questa è una sigla novecentesca, a quei tempi si parlava di campi di lavoro, colonie penali nell'Ottocento. Dostoevsky, tornato da questa esperienza, pubblicherà un libro di memorie. Naturalmente il protagonista non è di queste memorie, lui parla in prima persona, ma non a nome di Fyodor Dostoevsky, parla a nome di un personaggio fittizio che non è lì per motivi politici, questo sarebbe stato troppo per la censura, è lì per aver ucciso la moglie, ma tutto quello che poi racconta è tutto ciò che ha vissuto veramente Dostoevsky. Dostoevsky si porta dietro da questa esperienza intanto una enorme esperienza in fatto di tipi umani. Dostoevsky è il primo scrittore russo che per anni interi vive fianco a fianco con gli strati più bassi della società. Anche scrittori precedenti avevano avuto modo di parlare con contadini, per esempio, con mercanti, con persone di ceti sociali inferiori, ma erano sempre signori che parlavano con i servi, con sottoposti. Dostoevsky è il primo scrittore russo che vive fianco a fianco con loro sul loro stesso piano, anzi forse anche un po' sotto di loro, perché lui si trova unico prigioniero politico insieme a un paio di polacchi in una colonia penale dove erano tutti assassini, briganti, stupratori, ladri,
gente abituata a vivere in condizioni estreme, grandi e grossi, capaci di battersi, di combattere col coltello, di difendersi. Il povero Dostoevsky, oltretutto era anche mingherlino, si trova lì, potete immaginare in che situazione si trovava, ma questo gli serve come bagaglio di tipi umani. Questo gli darà un bonus che nessun altro scrittore avrà mai avuto, aveva mai avuto, e pochi avranno dopo di lui, in quanto a conoscenza autentica dei bassi fondi della vita russa e dei tipi umani che nei bassi fondi vivono. Dostoevskij trae, tra l'altro, da questa esperienza anche un'altra percezione molto forte, la percezione di quanto il popolo russo sia diviso in due parti. Vi ricordate, ne abbiamo già parlato tante volte, altri scrittori ne avevano parlato fin dai tempi di Pushkin, ma erano, anche lì erano signori che ragionavano in modo un po' astratto su queste cose. Dostoevskij col popolo semplice, con l'altra metà, con la plebe, ci ha a che fare in modo estremamente vicino per 5 anni, è uno di loro, spacca le pietre insieme a loro, spinge le ruote della macina da mulino insieme a loro, viene punito come loro, condivide tutto di quella vita e conosce quell'umanità meglio di chiunque altro e si rende conto fino in fondo di quanto il popolo russo sia diviso in due pezzi. E un'altra cosa che Dostoevskij impara, o comunque ritiene di aver imparato durante questa esperienza, è una conoscenza più profonda dell'animo umano. Naturalmente non tutti quelli che finiscono in galera o ai lavori forzati hanno, diciamo, ne traggono gli insegnamenti che ne ha tratto lui, ma bisogna essere Dostoevskij, bisogna essere persone empatiche, dalla capacità empatica e di scandagliamento psicologico di un Dostoevskij, per entrare nella testa di queste persone che ti trovi intorno, riuscire a cavarne il succo di umanità. D'ora in poi Dostoevskij tenterà, una delle cose che lui cercherà, la sfida che lui tenterà di realizzare nella misura delle sue capacità, sarà quella di far vedere l'umanità, la scintilla di umanità che c'è anche nel più profondo del buio, anche nell'uomo più abietto, nell'uomo che si è macchiato dei delitti peggiori, e trovare il modo per risvegliare l'uomo nell'uomo, come diceva Dostoevskij. In ogni uomo si può risvegliare l'uomo, bisogna solo capire come fare. E Dostoevskij ci proverà a capire come si deve fare, arrivando anche a un certo punto elaborare una sua ricettina abbastanza, che poi diventa buona più o meno in tutte le occasioni. I suoi ultimi romanzi, quelli della maturità, sono un po' costruiti tutti allo stesso modo, con alcune variazioni. Dostoevskij torna dall'esilio e si trova in una Russia completamente diversa da quella in cui aveva vissuto da giovane. Sono passati 10 anni, tutti gli anni 50, la Russia è cambiata, siamo alla vigilia della liberazione dei servi della gleba. Dostoevskij ha lasciato una Russia immersa nel sonno più profondo, vi ricordate il settennio oscuro, gli ultimi anni di Nicola I, e torna in una Russia piena di fermento, di speranze, di prospettive per il futuro, ma anche, come ricordate, una Russia in preda alla crisi economica, alla povertà, le città che si riempiono di giovani sradicati, di gente che viene dalla campagna per fuggire la miseria, quattrini che vanno e vengono, speculazioni, nelle città degrado, alcolismo, prostituzione, furti, crimine. È un secondo shock per Dostoevskij, che, come ho già detto, era un temperamento anche molto, molto emotivo e molto, molto sensibile. Il suo ritorno a Pietroburgo è uno shock incredibile per lui, perché non ha avuto il tempo, come gli altri, di abituarsi piano piano ai cambiamenti, quelli che erano rimasti lì. Lui non sapeva niente. Aveva ricevuto qualche lettera dai parenti mentre stava in esilio, ma naturalmente non è che suo fratello potesse scrivergli
potesse scrivergli nei dettagli cosa succedeva a Pietroburgo. Tutte le lettere erano controllate dalla censura e lui naturalmente doveva scrivere lettere molto, come dire, in punta di penna, dove comportarsi benissimo, perché voleva essere graziato, voleva poter tornare a casa. Semipalatinsk, voi non avete un'idea di che razza di buco sia, cioè non è come in Italia che al massimo uno si ritrova chissà dove, sì, un po' lontanino dalla civiltà ti puoi ritrovare, ma non più di tanto, al massimo vai in cima all'Appennino forse, ma in due ore sei a Firenze, a Bologna, dove ti pare. Da Semipalatinsk sono 10 giorni di cammino per arrivare alla città grande più vicina, che è Kazan. Cioè non è che non c'erano treni o cose del genere a quei tempi, e lui chiaramente voleva venire via. Torna a Pietroburgo, lì sembra di vivere in una sorta di mondo impazzito, e qui arriva il secondo shock, come ho detto. Oltre a tutto quello, intanto abbiamo questo temperamento molto portato per il fantastico, per i fenomeni anormali, per le deviazioni, per il lato oscuro che è negli uomini. Questa cosa l'aveva già nel periodo prima dell'esilio. Nel periodo prima dell'esilio aveva già una sensibilità sociale molto forte per una letteratura che mostri l'uomo dentro la società, in un qualche modo mostri i lati più degradati della società. Queste cose c'erano prima. Poi arriva il periodo dell'esilio, l'incontro con la plebe, l'incontro col crimine, con questi criminali, con la sentina dell'umanità, e questa sfida che lui si pone di riuscire a capire cosa renda un uomo tale anche a livello di abiezione più basso. E adesso c'è questo ritorno e la percezione del caos, la percezione di una società entrata nel caos, un caos che si esprime molto spesso come abuso del denaro, il denaro come una forza malefica, una forza che snatura l'individuo. Chi di voi ha letto una qualsiasi cosa del Dostoevskij maturo ricorderà che di soldi si parla spesso. I soldi sono sempre uno dei meccanismi che porta al male, che porta alla sopraffazione, al male. Neanche semplicemente il male fatto per ottenere i soldi. I soldi scatenano il male che è in noi. Spesso scatenano, sono come un feticcio che scatena delle pulsioni di morte che non sono neanche direttamente legate all'acquisizione del denaro. Faccio due esempi proprio semplicissimi. Raskolnikov uccide per denaro, almeno lui lo pensa, ma uccide anche per dimostrare a se stesso di essere una natura superiore. Uccide in Delitto e Castigo e poi dei soldi se ne dimentica, li nasconde sotto una pietra, non li va mai più a riprendere da quel momento in poi. Li dà a Sonia, una parte la dà a Sonia, quelli però erano i suoi, quelli rubati lui li nasconda, lui in realtà non uccide per denaro, però il denaro è il feticcio che scatena tutto. Un altro esempio, chi di voi avesse letto L'Idiota ricorderà la scena di Nastassia Filippovna col pacco di migliaia di rubli buttato nel caminetto. Lei sfida il suo promesso sposo dicendo: se tu ti metterai a quattro zampe e prenderai strisciando questi soldi dal caminetto, questi soldi saranno tuoi. Lo vuole umiliare. Lei addirittura i soldi li brucia pur di umiliare questa persona. I soldi spesso sono proprio una sorta di causa scatenante per il male, per scatenare il caos che è in noi, la pulsione di morte. Questo è dettato a Dostoevskij dallo stato in cui è la società russa quando lui torna. È vissuto in una società plumbea, conservatrice, schiavista, basata sullo zarismo, quella degli anni 40, però a modo suo stabile, quella degli anni 40, e ora torna in una Russia che lui non riconosce più, gli sembrano tutti impazziti. Quindi adesso c'è anche questo elemento dell'irrazionale nell'uomo, l'irrazionale nell'uomo e nella collettività fatta da uomini, e il denaro sicuramente è al primo posto. Potrei fare altri esempi, i fratelli Karamazov, è tutto basato su una serie di equivoci sull'appropriazione indebita peraltro dei soldi fra padre, figlio,
la premeditazione del parricidio, tutto questo però anche legato a profondi complessi di odio nei confronti del padre, non è semplicemente la voglia di rubargli i soldi. Infatti poi non sarà Dmitri a uccidere, sarà Smirdiakov che ucciderà il padre, ruberà i soldi, ma poi dopo si suiciderà. Non aveva bisogno dei soldi, aveva bisogno di uccidere il padre. Ma questo poi ci dobbiamo arrivare, perché è una dinamica che ancora dobbiamo capire bene. Dostoevsky si trova calato in questo caos, decide innanzitutto di ritrovare un suo ruolo nella società russa e decide di farlo come giornalista. Fonda insieme al fratello una rivista intitolata Il Tempo, in russo Vremya, una rivista di buon livello. Dostoevsky, come redattore, ci sapeva fare, riunisce intorno a sé un gruppo di intellettuali, di giornalisti abbastanza composito. Questa rivista, siamo nei primi anni 60, in cui Dostoevsky scrive poco in realtà di fiction, perché è tutto preso dal giornalismo, scrive abbastanza poco, scrive le memorie della Casa dei Morti, Umiliati e Offesi, che è un romanzo scritto in modo un po' frettoloso, a dire la verità, giusto per riempire la sezione letteraria della rivista Vremya. È una rivista, Vremya, che in un certo senso si potrebbe considerare un po' legata a Herzen. Herzen stava all'estero e pubblicava le sue riviste all'estero, tra cui, come si è detto l'altro giorno, La Campana, il Colocol. Vremya è una sorta di variante light, sotto la censura zarista, delle stesse idee di Herzen, espresse in modo un po' più soft, per non agitare troppo la censura. Quindi via servitù della gleba, ma eliminazione della servitù della gleba come primo passo per arrivare a una Russia democratica, a una Russia democratica, a una Russia dove i contadini siano liberi di esprimere da soli il proprio stile di vita, con le loro comunità agrarie, con la propria община, la comunità agraria. Da questo momento Dostoevsky propaganda, la cosa fondamentale che lui propaganda è la necessità di riunificare le due metà del popolo, attraverso la diffusione di cultura e l'eliminazione della servitù della gleba. Cominciano in lui ad apparire anche degli aspetti, slavofili, se vogliamo, una crescente antipatia per la società occidentale, che è basata sull'egoismo. Dostoevsky farà un primo viaggio in Occidente in questo periodo e rimarrà molto deluso dalla Francia, dall'Inghilterra. Scriverà anche un ciclo di reportage su questo, intitolato Note invernali su impressioni estive. Non è un Dostoevsky narratore, un Dostoevsky reporter, dove descriverà con ammirazione, ma anche con orrore, la Londra di questo periodo, questa città formicaio piena di proletari nudi, affamati, con queste fabbriche immense, questo fumo delle ciminiere che oscura il cielo. C'è la grande esposizione di Londra di quegli anni, c'è il grande palazzo di vetro che per Dostoevsky diventa il simbolo di un progresso senza anima, basato sulla pura accumulazione di denaro, sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Dostoevsky prende sempre di più le distanze dall'Occidente, invece la Francia, per esempio, gli sembra ridotto ormai in mano alla piccola borghesia, una piccola borghesia priva di ideali, volgare, terra terra, che non crede più in niente. Dice Dostoevsky: se questo è l'Occidente, noi russi dobbiamo fare in un altro modo, dobbiamo fare in un modo alternativo. Vedete, tutte cose che in realtà lui prende in un certo senso da Herzen, che era rimasto deluso, vi ricordate, dalla rivoluzione del 48. C'è molto di herzeniano in Dostoevsky. Dostoevsky crede fermamente che
il progresso storico, che la Russia sia sia in un caos in questo momento, ma sia alla vigilia di un grande rinnovamento. Lui si porta dietro dalla sua giovinezza, quando credeva nelle utopie dei sansimoniani, nei falansteri di Fourier, si porta dietro uno spirito umanitario, la voglia di concordia, di un futuro di solidarietà fra gli uomini, e crede che in Russia si stia per realizzare nel momento in cui verrà liberata, in cui verrà eliminata la servitù della gleba. E Dostoevsky negli anni seguenti, lui ci prova in tutti i modi a propagandare questo ideale. Litiga sia a destra che a sinistra. A destra litiga coi conservatori, che volevano fermarsi alla liberazione dei servi e non cambiare niente tranne quello. Dostoevsky ai conservatori dice: no, ma come? Noi abbiamo solo cominciato, questo paese deve essere rivoluzionato completamente, in modo pacifico, dobbiamo diventare tutti fratelli ora che i contadini si sono liberati, dobbiamo cambiare tutto in questo paese. Mentre naturalmente i conservatori dicevano: abbiamo liberato i contadini, adesso basta, adesso si torna all'ordine. E Dostoevsky diventa la loro bestia nera. Tra l'altro lo odiavano anche perché era un ex forzato, un ex criminale politico, quindi lo odiavano in quanto nemico giurato dell'ordine costituito. In realtà Dostoevsky non era più, come in gioventù, così radicale, era diventato molto più moderato, umanitario, ma comunque era visto male da destra per i suoi trascorsi. Litiga anche con Chernyshevsky, quindi litiga alla sua sinistra. Chernyshevsky, Dabra Lyubov e i nichilisti nascenti, i nascenti nichilisti, gli sembrano dei barbari che per primo screditano l'opera di progresso che sta avvenendo in Russia. Dice: voi facendo così spaventate il regime, voi spaventate la maggioranza della popolazione con queste parole d'ordine troppo radicali, la rivoluzione, il sangue, otterrete l'effetto opposto. Farete in modo che lo zar stringa le redini, perché si spaventerà di fronte alle cose che voi dite. Sì? Quando dice la sinistra, in senso conservatori liberali o in senso di chiunque gli stava? No, sto parlando di prima ho parlato dei conservatori alla sua destra e ora dei radicali alla sua sinistra. La polemica con Chernyshevsky è molto importante, anche perché comincia qui una cosa che sarà un'ossessione di Dostoevsky, ossia che il positivismo propagandato da Dostoevsky, ossia, e dai nichilisti poi, ossia l'abbandono di qualsiasi cosa che non si possa provare, che non si possa dimostrare, il materialismo, l'egoismo considerato come la base della società, sia un veleno. Non è su questo che deve essere fatto il progresso, non è sul materialismo, non è sulla lotta, non è sul razionalismo portato all'estremo, non è sull'utopia della scienza che si può creare il progresso. Il progresso si deve basare su una rivoluzione spirituale. Ecco che Dostoevsky dà contro a Chernyshevsky perché gli sembra che la direzione può essere anche quella giusta, ma i mezzi sono controproducenti. Il materialismo non aiuta il progresso perché rende le persone egoiste. Chernyshevsky, naturalmente. Più positivista di così si muore. E questi dibattiti e queste polemiche non portano i risultati voluti, perché, come abbiamo già detto, dopo la liberazione dei serbi della gleba, comunque il regime stringe le redini, molte libertà che la censura aveva concesso vengono revocate, la censura si fa più dura, molti vengono arrestati, tra cui lo stesso Chernyshevsky. Nelle città dilagano i gruppi sovversivi, per ora ancora molto piccoli, marginali, ma comunque capaci di fare molto paura al regime. Cioè, per esempio nel 62
1862, in estate c'è una serie di incendi devastanti a Pietroburgo che vengono attribuiti ai giovani rivoluzionari, agli studenti, come si diceva a quei tempi. Tra l'altro una situazione molto pericolosa anche per gli studenti stessi universitari, che avevano una divisa ed erano riconoscibili. Molti plebei, molti della plebe di Pietroburgo, che avevano avuto magari la casa o la bottega bruciata dagli incendi, prendevano per la strada gli studenti e li picchiavano. Era una situazione di forte tensione. La Polonia si ribella, c'è la seconda guerra polacca, la Polonia che fa parte dell'impero russo, per la seconda, ci hanno già provato nel 31-32, adesso ci riprovano con una nuova ribellione, e Dostoevskij si rende conto che in realtà il paese non sta andando verso un futuro migliore, un futuro di democrazia, di libertà, anzi sta andando sempre verso il peggio. La società è sempre più lacerata, è come se fosse, intanto, e ci sono continue nuove crisi economiche, di cui una di queste fa le spese anche Dostoevskij. La prima rivista, Vrienia, gliela chiude la censura. Nel 63 la censura gli chiude la rivista, lui pensava di rendersi utile, gli chiudono la rivista. L'anno dopo gli muore il fratello, l'unica persona con la quale lui avesse avuto dei rapporti, era una persona molto chiusa da Dostoevskij, aveva avuto rapporti veramente intensi, profondi, gli muore il fratello che gli lascia tutta la famiglia su groppone, la rivista è chiusa, ci sono un sacco di debiti. Ne aprono un'altra, ma la seconda rivista, che si chiama Epoca, non decolla mai. Alla fine fallisce dopo una delle solite ondate speculative e Dostoevskij rimane con tutti i debiti del fratello sul groppone. Intanto gli muore la moglie di Tisi, la moglie che lui peraltro cornificava allegramente da 2 anni con Apollinaria Suslova, ma questo è un altro discorso. La stessa Suslova, di cui lui era profondamente innamorato, lo tradisce, poi lo lascia, lui si umilia per rimanere insieme a lei, ma non c'è niente da fare. Dostoevskij è ormai un uomo di 43 anni, la Suslova aveva 20 anni meno di lui. All'inizio questa ragazza era la tipica ragazza anni 60, figlia di questo, vi ricordate, vi raccontavo ieri le comuni, la liberazione sessuale, era una ragazza molto all'avanguardia e si era inizialmente innamorata di Dostoevskij come di questo mito, no? Lo scrittore esiliato per un decennio, un martire del progresso, poi insomma comunque era un uomo molto noto, però come succede spesso, 20 anni di differenza, poi Dostoevskij non era fisicamente un Adone, quindi dopo un po' questa si stufa, va a studiare in Spagna, pensate un po' come oggi l'Erasmus, a studiare in Spagna, si trova a vivere nel pensionato studentesco con uno splendido giovane spagnolo di nome Salvador, e naturalmente cosa succede? Naturalmente succede il patatrac. Il povero Dostoevskij, anche per raccontarvi qualche vicenda un po' più leggera per noi, non per Dostoevskij, il povero Dostoevskij con gli ultimi soldi che aveva prende, va a Parigi per andare a trovare la Suslova, arriva e la Suslova dice: guarda che ci sarebbe Salvador, Nini, non c'è più niente da fare. Una situazione drammatica, voi ci ridete, ma poverino, lui ci stava male. A chi di voi è successo qualcosa del genere sa che c'è poco da divertirsi quando succedono queste cose. E che adesso arriva il nucleo centrale. Dostoevskij ha una crisi profonda. Alla fine di un lavorio interiore molto intenso, Dostoevskij ha una sorta di crollo e gli sembra di intuire una serie di cose che da questo momento in poi lo muoveranno sempre. Dostoevskij, di fronte a tutte queste sconfitte storiche, ritiene di avere capito in modo inequivocabile che la storia da sola non porta da nessuna parte, che la storia, il progresso, non le può fare l'uomo da solo, perché l'uomo, lasciato da solo a creare la società, a creare la storia, a creare il progresso, provoca soltanto tragedie.
c'è bisogno di un aiuto che venga da qualche altra parte. È una crisi mistica, sostanzialmente, quella di Dostoevskij, ma non nel senso dei santoni a cui siamo abituati oggi, una crisi vera, profonda, di una personalità eccezionale che aveva sofferto nella vita fino a quel momento profondamente, una serie di prove veramente drammatiche. Dostoevskij sente fino in fondo, dentro di sé, che l'uomo abbandonato a se stesso non è, cioè è votato alla distruzione. E c'è bisogno di invocare qualcosa di altro. È un periodo in cui lui ci riflette molto, c'è un appunto molto suggestivo da lui scritto di fronte, che comincia: Masha giace sul tavolo, rivedrò mai io, Masha la moglie? In Russia i morti si sdraiano sul tavolo di casa prima della sepoltura, e lui di fronte al cadavere della moglie si interroga sulla condizione umana, sul senso di vivere, se poi tutto deve finire così, le speranze nel progresso sono finite, sono naufragate, l'amore è naufragato, le persone care stanno morendo, ma che senso ha vivere così? Cioè, che senso ha la vita? Chi mi può dare delle risposte? La razionalità, 2 più 2 fa 4, mi dice che la mia vita non vale niente, mi dice che io sono disperato. E l'unica cosa che mi può spingere a fare è a fare il male per non pensare alla mia sofferenza personale, fare male agli altri, oppure uccidermi, sono l'unico, o diventare pazzo, l'unica cosa a cui mi porta la razionalità. Quindi ci vuole qualcosa d'altro che non ha nome nella lingua umana, non ha nome. E Dostoevskij pensa allora, cioè cerca di immaginare dove bisogna, qual è la direzione che bisogna prendere, e riflettendo pensa: c'è stato un tempo in cui gli uomini vivevano in grandi comunità patriarcali, i tempi barbarici, i tempi delle grandi orde nomadi, i tempi dei patriarchi della Bibbia, ai tempi di Abramo, dei nomadi pastori che vivono in comunità, che conoscono una legge che è data loro da un Dio supremo, inappellabile, dove l'individuo è completamente immerso nella collettività. Questa è la prima fase dell'umanità. Ne è seguita una seconda, la fase della frantumazione, la fase della solitudine, quando gli uomini hanno dissolto queste comunità e hanno creato l'individualismo, hanno creato la società moderna, basata sull'individuo. È una comunità fatta da individui singoli, ognuno dei quali pensa prima di tutto a se stesso, è titolare di diritti, di doveri, secondo un contratto, dove finiscono i miei diritti e i miei doveri, cominciano quelli degli altri. Siamo delle cellule incomunicanti che formano una grande costruzione, una costruzione che va sempre più in alto, come la Torre di Babele, senza fine, senza senso, senza anima, fatta di piccoli atomi incomunicanti, ognuno dei quali è solo, senza una legge suprema, senza un qualcosa che muova tutti in una sola direzione. Così lui vede la società occidentale, ma ormai anche quella russa, gli sembra che sia sullo stesso cammino. Per colpa di chi? Per colpa dell'occidentalizzazione. È sempre la solita risposta slavofila che lui a questo punto riscopre: è colpa di Pietro il Grande, che ha inoculato nello spirito russo i germi della frantumazione che viene da Occidente. Ma allora quale sarà la terza fase? La terza fase, dice Dostoevskij, ci è indicata dall'unico uomo che finora ha saputo porsi come prototipo di un modo diverso di esistere. Questo uomo è Cristo, ossia la rinuncia volontaria, libera, a se stessi, la rinuncia a se stessi, al proprio egoismo, in nome degli altri, una carica di empatia. Per ora Dostoevskij ancora non fa un discorso di tipo ecclesiastico, di tipo religioso, proprio fideista in senso proprio canonico, è un discorso spirituale in senso più generale. Cioè Cristo per lui è un modello spirituale più che l'uomo Dio. È l'uomo che ha saputo rinunciare al suo egoismo, ma non per tornare alla
spersonalizzazione della prima epoca, quando l'uomo non aveva coscienza di sé, era immerso nella massa. È una rinuncia libera. Io, proprio perché sono più forte degli altri, io, come massimo atto di espressione di me, del meglio che c'è in me, rinuncio al mio egoismo per servire gli altri, per aiutare gli altri a tirare fuori quello che di meglio c'è in loro. Aiuto gli altri, agisco come modello, come fermento, come prototipo, come esempio. Io sono dotato di una io salvatore, io uomo nuovo, ma non l'uomo nuovo di Chernyshevsky, con cui continuamente Dostoevsky polemizza. Un uomo nuovo in senso diverso, un uomo che sa donarsi agli altri, costruire un nuovo collettivo, un nuovo organismo che sia spirituale, che sia fatto di persone libere che lo fanno volontariamente. E risponde Dostoevsky alle critiche di chi gli dice: ma tu così vuoi la spersonalizzazione, vuoi la rinuncia, vuoi che gli uomini rinuncino a se stessi? Lui dice: no, questo è l'unico modo per evitare di perdersi, perché l'uomo lasciato all'egoismo, all'individualismo assoluto, finisce per autodistruggersi. E su questo scrive il primo dei suoi testi maturi. Questo testo si intitola Gli appunti dal sottosuolo. È un romanzo breve, di cui consiglio molto la lettura, libro non facilissimo da interpretare fino in fondo, che è stato molto travisato dai suoi interpreti. È narrato in prima persona. L'uomo del sottosuolo è un uomo totalmente egoista. Intanto è un testo diviso in due parti, però che sono sfasate dal punto di vista temporale, perché la prima è narrata in prima persona, qui e ora, ed è l'uomo del sottosuolo già anziano, che poi alla fine della prima parte dice: ora vi racconterò la cosa fondamentale che mi è avvenuta durante la giovinezza. E c'è la seconda parte, che si intitola In riguardo alla neve bagnata, un titolo molto gogoliano che sottolinea un aspetto del tutto secondario della seconda parte. Questo stile molto gogoliano che Dostoevsky usa spesso. La seconda parte degli appunti dal sottosuolo è un flashback sull'esperienza vissuta dall'uomo dal sottosuolo prima di diventare tale, ossia da giovane. Cos'è l'uomo del sottosuolo? È l'egoista puro. È chiuso nel suo sottosuolo, no? come una tartaruga nel suo guscio, chiuso in casa, non esce mai, è solo, in una sorta di casa di guscio senza porte né finestre, non vede mai nessuno, non ha amici, non vuole bene a nessuno e non vuole che nessuno gliene voglia, ignora tutto e tutti, pensa solo a se stesso. È l'egoista assoluto e dice: io se dovessi scegliere, io ragiono in modo razionale, cos'è che vale per me? Valgo io, io sono l'unica cosa importante per me stesso, quindi se io devo scegliere tra la fine del mondo e rinunciare al mio tè delle 5, che tutto il mondo perisca, ma io voglio il mio tè delle 5, perché io penso prima di tutto a me. La ragione mi porta a questo, 2 più 2 fa 4. La razionalità è invincibile, cioè l'egoismo è invincibile razionalmente, ci dice l'uomo del sottosuolo. Cioè non esiste nessun modo per convincere un egoista in modo razionale a non essere egoista. Questa è una tipica polemica con Chernyshevsky. Vi ricordate, Chernyshevsky diceva: se tu fai capire agli uomini che sono egoisti, che il loro egoismo ci guadagna a costruire una società armonica, e tutti staranno meglio, quindi tutti saranno felici, quindi ogni essere umano ci guadagnerà, ogni egoismo sarà soddisfatto. Questo è l'egoismo razionale di Chernyshevsky. E l'uomo del sottosuolo dice: no, tu non li convincerai mai,
non c'è niente di razionale nell'animo umano. L'animo umano vuole soltanto soddisfare se stesso, le proprie pulsioni, va contro la razionalità, a volte va contro anche, ricerca anche la sofferenza, vuole solo una cosa, la libertà da qualsiasi imposizione. L'essere umano singolo vuole essere libero, vuole essere autonomo, libero, completamente slegato da qualsiasi imposizione. Appena sente un'imposizione, subito si impunta e cerca di strapparsi, spesso magari andando anche contro il suo stesso interesse, perché vuole solo una cosa, essere lasciato libero. E da questo l'uomo del sottosuolo deduce che l'unica cosa che conta al mondo è l'egoismo, se stessi, nient'altro. Attenzione però, molti interpreti hanno letto questo testo pensando che Dostoevskij veramente voglia fare un'apologia dell'egoismo. Non è così. Bisogna stare attenti che Dostoevskij ci porta spesso in dei trabocchetti. Fino alla prima parte del discorso dell'uomo del sottosuolo, Dostoevskij la accetta. Solo la prima parte, ossia gli esseri umani non agiscono razionalmente, non sono esseri razionali, sono esseri istintivi mossi da pulsioni che loro stessi non conoscono e vogliono solo essere lasciati liberi di perseguirli, di perseguire queste pulsioni. Con la ragione, cioè spiegando razionalmente a uno qual è il suo bene e magari qual è il bene di tutti, non lo convincerai mai, e non convincerai mai tutte le persone a volere la stessa cosa, a creare una società armonica con discorsi razionali, logici, perché non è così che funziona la testa degli uomini, assolutamente. In questa cosa Dostoevskij ci crede, ecco, è d'accordo con l'uomo del sottosuolo, ma l'uomo del sottosuolo trae conclusioni con cui Dostoevskij non è d'accordo. Le conclusioni che trae l'uomo del sottosuolo: allora questo vuol dire che non si può trovare un minimo comune denominatore fra tutti gli uomini, allora questo vuol dire che io devo stare solo, non devo cercare un contatto con nessuno, devo essere egoista fino in fondo. Questa soluzione Dostoevskij non l'accetta, la mostra attraverso l'uomo del sottosuolo per far vedere che porta alla distruzione. La prima parte l'accetta: l'uomo non è un essere razionale, non creerà mai la società armonica, una società felice, armonica e solidale, perché qualcuno lo convince con degli argomenti. Questo è vero, dice Dostoevskij, e quindi Chernyshevskij ha torto, perché invece pensava che lo si potesse fare. Ma da questo non bisogna dedurre che ognuno deve stare per conto suo, essere egoista, perché non possiamo avere nient'altro, questo che pensa l'uomo del sottosuolo. No, anzi, questo è un modo per autodistruggersi. L'uomo lasciato a se stesso si autodistrugge. L'uomo deve cercare l'armonia con gli altri, il contatto con gli altri, ma non attraverso la ragione, attraverso l'empatia, attraverso lo spirito di sacrificio, di volontà di aiutare gli altri, qualcosa che viene da dentro, che ci deve essere, un istinto, un qualcosa che ti viene messo dentro da entità superiori all'uomo, che l'uomo da solo non può fabbricare. L'uomo da solo può fabbricare la razionalità, ma quella non porta a nessuna parte. Quello che ci salva veramente, che ci rende capaci di interagire fra noi in modo positivo, non lo possiamo inventare noi, ci deve essere dato da un essere superiore, perché noi da in natura questa cosa non esiste, almeno nella nostra natura umana. L'essere del sottosuolo però non cerca questo quid che io ho chiamato empatia. L'essere del sottosuolo agisce in base agli strumenti che ha qui e ora sulla terra, ossia la razionalità. La ragione non porterà mai a una società perfetta, gli uomini sono tutti contro tutti, allora io mi faccio i cavoli miei, odio tutto e tutti e mando il mondo a ramengo solo per avere la mia tazza di tè. E nella seconda parte dell'Uomo del Sottosuolo, Dostoevskij ci dimostra da dove viene questa posizione dell'uomo del sottosuolo e a che cosa porta, a quali tragedie porta,
Non è questa la via giusta. La seconda parte, che in realtà temporalmente è precedente di 20 anni, ossia sono quegli eventi che hanno portato l'uomo del sottosuolo a essere ciò che è. La prima parte è un lungo monologo, la seconda è sempre un monologo, ma è al passato e narra degli eventi. L'uomo del sottosuolo a quei tempi, c'è tutta una vicenda molto alla Gogol in realtà, che finisce in un bordello, ora non ve la sto a raccontare, insieme a degli ex compagni di liceo. L'uomo del sottosuolo, il futuro uomo del sottosuolo, innominato, che è senza nome, si ritrova in un bordello, la classica festa tra ex compagni di liceo che finisce tra bevute e prostitute. Avete presente un po' la classica a quei tempi, voglio sperare non oggi, avete presente gli addii al celibato? Ecco, cioè è un ex compagno di classe dell'uomo del sottosuolo, quello bello e fico della classe, tanto per darvi un'idea, che invita a cena i suoi ex compagni perché sta per partire per il Caucaso, per andare a fare l'ufficiale di stanza nel Caucaso, e si fanno una bella uscita tra bevute e prostitute. L'uomo del sottosuolo in realtà è fin dall'inizio umiliato dagli altri, la tipica situazione gogoliana dell'uomo che vuole emergere, e più tenta di emergere più risulta meschino e più viene irriso, sbeffeggiato dagli altri. Dostoevsky, quando ci si mette, è un ottimo allievo di Gogol, ha preso moltissimo dal suo immaginario e dalla sua tavolozza di colori, soprattutto i più cupi. Ma la parte veramente dostoevskiana comincia nel casino. Nel casino il nostro amico ubriaco Fradicio si risveglia accanto a una giovane prostituta, Lisa, e siccome è stato sbeffeggiato, irriso, umiliato dai suoi amici, decide di rifarsela con questa qui, e comincia con questa sua affabulazione molto ricca. L'uomo del sottosuolo è molto bravo con le parole, è uno che parla in continuazione, d'altra parte il romanzo è scritto in prima persona, quindi continuamente lui che parla, un po' come me, e comincia a dimostrare a questa ragazza quanto poco lei valga, quanto sordida sia la vita da prostituta, quanto brutto sia il destino a cui lei andrà, abbandonata da tutti, malata, morirà di fame in un tugurio dopo aver fatto questa vita vile, e la prostituta lo guarda, e Dostoevsky richiama temi che sono il tema dello sguardo. Lui parla, lui è l'uomo della parola, la parola, la razionalità, vedete, la razionalità che disgrega, che distrugge, la razionalità che nasce, cioè che si incardina sull'egoismo ferito, perché lui è stato umiliato dagli altri, e attraverso la parola razionale, la dimostrazione logica, lui vuol fare del male agli altri. Vedete in cosa si manifesta questo egoismo che divora sempre di più, fino a divorare anche se stessi. Lui è l'uomo della parola, lei tace, è la donna dello sguardo, lei lo guarda, lei è colei che vede oltre le parole, che vede oltre la razionalità, lei vede l'anima, lei soffre perché quello che lui dice la fa soffrire. Dostoevsky usa una terminologia che richiama la sfera dello sguardo, della sofferenza e dell'infanzia. Questa ragazza è rappresentata come infantile, indifesa, ingenua, è una bambina, è la prima delle vittime infantili, di questo martiriologio infantile di Dostoevsky, la bambina, il bambino offeso, l'innocente che soffre, che perché viene brutalizzato senza averne colpa, senza avere colpa e senza potersi difendere. Lo sguardo che vede l'anima, la sofferenza e l'animo infantile puro sono tre elementi cristologici. Cristo è colui che vede nell'animo, Cristo è colui che prende su di sé la sofferenza, Cristo è colui che dichiara i bambini i puri per eccellenza, che chiama gli uomini a farsi bambini.
Il bambino è colui che soffre, che viene brutalizzato. In altri romanzi di Dostoevskij è colui che viene stuprato, la cui innocenza viene offesa, ma è anche colui che più di tutti è vicino alla natura di Cristo. E anche quando non è un bambino in senso di età, è una persona semplice, dai lati infantili, come sarà la Sonia di Delitto e Castigo, come sarà il principe Muishkin dell'Idiota. Un puro di cuore, un semplice. Questa è la prostituta Lisa, e a un certo punto Lisa gli dice l'unica cosa, gli dice l'unica cosa: quanto dovete avere sofferto voi stesso. Anzi, non glielo dice nemmeno, lui capisce che lei lo sta pensando. Sta pensando questa cosa e rimane molto colpito da questa cosa. Lei si cala nella sua psiche e capisce che lui le parla così, gli dice queste cose perché è lui a stare male. Lei è empatica, dove lui vede gli altri come oggetti esterni a sé, da possedere, da dominare con la parola, con la logica, con la razionalità, per egoismo, lei entra nella psiche degli altri e vede le motivazioni. Lei capisce che lui fa questo perché lui è infelice. Lì per lì non fanno niente, perché comunque la cosa comunque è andata un po' avanti con tutti questi discorsi, e il futuro uomo del sottosuolo se ne torna a casa lasciandole il proprio indirizzo, dicendo: beh, poi se vuoi fare un'altra chiacchierata vieni, se ne riparla. Lisa lo va a trovare nella sua casa, dove lui vive da solo con un servo, che c'è un rapporto sadomasochista con questo servo, è veramente terribile, ma non sadomasochista in senso sessuale, però è molto, diciamo, è molto come dire, è un rapporto trasposto su un altro piano, ma si capisce che la base è quella, questi tipici rapporti sadomasochisti dostoevskiani. Lisa lo va a trovare, gli dà l'unica possibilità che lui avrà in tutta la sua vita di essere amato. Lei rinuncia al bordello, lo va a trovare, gli si offre come compagna di vita, perché ha capito, ha intuito in lui un'anima che soffre, gli offre il suo amore, la sua empatia, sempre senza parlare. Lui se la trova di fronte, e è il momento della scelta. In ogni romanzo dostoevskiano d'ora in poi ci sarà sempre il momento della prova da superare, e l'uomo del sottosuolo non la supera perché ha paura di uscire dal proprio guscio, di rinunciare alle proprie fantasie morbose di individualista, egoista, di isolato, di sociopatico, che siccome non ha a che fare con nessuno è libero di costruirsi i fantasmi mentali che vuole, che non gli servono a niente, che poi finiscono per tormentarlo, ma lui si sente libero in questo mondo, in questo sottosuolo, in questo bozzolo che si sta creando intorno. Questo bozzolo si sta per chiudere, ne può uscire oppure può rimanerci chiuso per sempre, e decide per il male, sceglie il buio. Cosa fa? Stupra la ragazza e le lascia dei soldi, trattandola come una prostituta, a lei che gli aveva offerto il proprio amore. Lisa naturalmente rimane sconvolta da questa cosa, rimane ferita fino nel profondo da questa cosa, esce senza dire niente, e l'uomo del sottosuolo a questo punto si chiamerà da quel momento in poi sempre lui l'uomo del sottosuolo, rimane chiuso nel suo bozzo, in questa prigione, che poi 20 anni dopo lui idealizza, lui ne parla in modo, nella prima parte, lui ne parla in modo provocatorio a noi, rivendicandola questa prigione, ma in realtà è una prigione, lui non è libero, è prigioniero, questo egoismo non lo rende libero. Questo egoismo nel quale lui dice: voglio il mio tè, tutti gli altri vadano a ramengo, non è libero, perché è frutto di questo processo di chiusura in questo bozzolo. Lui ha avuto un momento nella vita in cui poteva uscirne, ha rinunciato e è chiuso in questo bozzolo nel quale lui si autodistrugge.
il d'ora in poi questo non succede a lui personalmente, a parte che nel romanzo è abbastanza evidente che l'unica prospettiva per un essere così a questo punto è o la follia o la morte. Di fronte a una, pensate che vita d'inferno è quella, chiusi in un sottosuolo da cui non si esce mai, senza poter mai vedere nessuno, liberi coi propri fantasmi. Questo è ciò a cui ci porta l'egoismo, a cui ci porta la razionalità portata all'estremo. Ci dice Dostoevsky, abbiamo bisogno di un aiuto che viene da fuori. Questo aiuto all'uomo del sottosuolo ha portato Lisa, che non è una santa, è una prostituta, però ha il dono che manca all'uomo del sottosuolo e che gli deve essere portato da fuori, ossia l'impulso dell'empatia, l'amore offerto, il sacrificio per qualcuno, l'idea di uscire dal proprio guscio, è un istinto. Cioè o c'è o non c'è, non lo puoi creare in un, non lo puoi fabbricare. Ma, e quindi quando ti viene offerto lo devi accettare, perché non ti verrà offerto mai più, ti viene offerto una volta nella vita a tu che non lo hai, a tu che sei preda dei tuoi fantasmi e che sei preda dell'egoismo. L'egoismo per Dostoevsky, lasciato libero di andare fino in fondo, porta all'autodistruzione dell'individuo. Cominci a scacciare dalla tua sfera gli altri, li vedi come un qualcosa di altro da te, fai il vuoto intorno a te, ma questo vuoto lo devi riempire. Come lo riempi? Dando sfogo al peggio di te, agli istinti animali, alla brama di possesso. Cioè alla fine l'egoismo diventa animalità, diventa spirito ferino, diventa possesso, spesso espresso in forma o di sfruttamento economico o di violenza sessuale, presente in modo ossessivo in Dostoevsky, che doveva avere anche dei suoi fantasmi personali. Non è possibile, in ogni romanzo c'è uno stupro, insomma, comunque spesso di bambini ci avrà avuto anche dei problemi suoi. Comunque questo è comunque un simbolo estremamente, è il simbolo estremo, no, di dominio egoistico su una persona, essere indifeso, no? Fatto per cosa? Per avere amore? Per avere affetto? Per avere empatia? No, perché non puoi averlo attraverso il possesso, attraverso il dominio, attraverso la distruzione. Sei sempre più vuoto e finisci con l'andare sempre oltre nei tuoi crimini, arrivi all'omicidio e alla fine arrivi a distruggere te stesso. L'unica soluzione per l'uomo che si chiude nel sottosuolo è la follia o il suicidio. Infatti nei romanzi successivi di Dostoevsky i personaggi che sceglieranno l'egoismo finiranno tutti o suicidi o pazzi. Questo schema viene complicato in Delitto e Castigo, che segue nel 1866 esce Delitto e Castigo, è un'opera più complessa. L'uomo del sottosuolo è proprio il dostoievismo allo stato puro, proprio il concentrato dell'idea dostoievskiana. In Delitto e Castigo viene costruito intorno un romanzo più complesso, ma lo schema centrale è sempre questo, che si ripeterà d'ora in poi in ogni romanzo. Abbiamo un primo stato d'animo dell'eroe, uno stato, diciamo, problematico. L'eroe vive male per un qualche motivo, c'è qualcosa che gli impedisce di sentirsi a casa, diciamo, nel consesso umano, qualcosa che lo disturba nel suo rapporto con gli altri, nel sentirsi membro della società in modo normale, libero. Cioè, ha un problema. Questo problema viene da lui interpretato come una sfida da superare. Ossia, l'eroe si mette in testa che arriva alla conclusione che l'unico modo per risolvere i propri problemi sia imporsi attraverso l'accettazione di una sfida. C'è una sfida, io devo superarla e io poi avrò vinto, io individuo singolo, sarò in grado di dominare la realtà.
La realtà mi sfugge, la realtà mi è nemica, mi appare come una fantasmagoria, come un qualcosa di irrazionale che lavora contro di me. Io vivo male nel consesso umano, mi sembra che la società lavori contro di me, non riesco a funzionare in questa società, devo dominarla, devo prevalere io come individuo, devo costruirmi una sfida, costruirmi un obiettivo e vincerla. Una sorta di prova che uno si autoimpone. La sfida viene costruita, viene affrontata, ma l'accettazione della sfida non porta a quello a cui l'eroe sperava. L'accettazione e il superamento di questa sfida che uno in realtà si è autocostruito, nel caso di Raskolnikov in Delitto e Castigo, uccidere. Tanto per rimanere, prima di proseguire faccio un esempio pratico. Raskolnikov è un povero studente di quelli di cui ho parlato tante volte, arrivati dalla provincia e trovatisi poi senza una lira, è un povero studente di una famiglia impoverita di provincia, con la sorella che deve andare a servizio presso un padrone ricco e depravato che tenta di violentarla, per evitare ai propri parenti la miseria e per poter proseguire lui gli studi, decide di appropriarsi del denaro attraverso l'omicidio. Ma c'è anche qualcosa di più, lui ci costruisce anche una sfida esistenziale, non è solo uccidere per i soldi, è anche una dimostrazione che lui dà a se stesso. Raskolnikov ha elaborato una sorta di sua teoria, una sorta di visione del mondo, in cui lui dice l'umanità si divide in due categorie, c'è la massa che deve seguire le regole morali, il bene e il male, e ci sono degli individui superiori che sono liberi dalle leggi degli uomini, non sono liberi dai concetti di bene e di male, possono fare quello che vogliono perché loro sono superiori e lavorano per un'idea superiore, per un bene superiore dell'umanità. All'inizio del loro percorso questi esseri superiori, chiamati al dominio, commettono dei crimini, è normale che lo facciano, perché poi dopo porteranno a qualcosa di più grande, e fa l'esempio di Napoleone. Napoleone Bonaparte ha commesso tante azioni che per un qualsiasi bischero, qualsiasi, sarebbero riprovevoli: ha ucciso, ha mentito, ha condotto alla morte innumerevoli uomini, lo ha fatto per un'idea superiore. Napoleone poteva, perché era Napoleone. E si pone il problema Raskolnikov: io chi sono? Un essere detto tvar, quindi una schifezuola, un esserino, sono un esserino tremante, oppure io ho il diritto? Io chi sono? Faccio parte della massa o sono un essere superiore, al di là del bene e del male, che può fare il male, perché poi dopo questo è il nome di un bene superiore successivo. Io uccido, rubo, ho bisogno di questi soldi ora per poter finire gli studi, ma poi ripagherò l'umanità, perché saprò dare all'umanità molto più di quanto vale la vita di una vecchia usuraia. Sceglie la sua vittima apposta, la più meschina possibile, una vecchia usuraia che probabilmente sarebbe morta comunque di lì a poco, odiata da tutti, che fa un mestiere spregevole di prestare soldi, dello strozzinaggio della povera gente, un essere inutile, dannoso, odiato da tutti, e la uccide per appropriarsi del denaro, aiutare la propria famiglia, quindi una cosa benefica, e proseguire gli studi per poi fare del bene all'umanità. Questa è la prova che lui decide di superare, uccidere, per dimostrare a sé. Vedete, si è creato una sorta di suo schema personale, se l'è creato lui, e ci passa l'ostacolo e poi lo salta, illudendosi dopo di essere libero, illudendosi di liberarsi dai propri fantasmi, dai propri problemi, illudendosi di poter a quel punto dominare la situazione, dopo aver dimostrato a se stesso di essere un dominatore, un essere superiore. E invece succede tutta un'altra cosa. Nel momento in cui lui uccide,
ossia lui piega, cioè sacrifica un altro individuo, per quanto spregevole, per quanto odiato da tutti, ma un altro essere umano, lui lo piega ai propri voleri, al proprio egoismo, alle proprie necessità, lui spegne una vita per ottenere qualcosa per sé. Da quel momento in poi lui è tagliato fuori dal consesso umano, non è più in grado di avere rapporti sociali con nessuno, non riesce più a capire cosa vogliono gli altri, cosa pensano, cosa provano, cosa sognano, non è più in grado lui di far capire a loro cosa prova lui, cosa sente, è chiuso nel sottosuolo, viene chiuso in un suo sottosuolo personale, perché ha praticato l'egoismo estremo e quindi gli si è chiuso intorno il suo sottosuolo personale. Non riesce più a interagire con gli altri, sprofonda in una depressione, uno stato depressivo sempre più profondo, condito di febbri, di delirio, di sogni, di incubi malefici, dove si ricorda tutte le scene di violenza che ha visto in vita sua, descritte da un Dostoevskij che si mostra come uno dei grandi scrittori sadici dell'umanità. Quando vuole descrivere il male, riesce a farlo in un modo terribile, veramente. Chi di voi ha letto Delitto e Castigo ricorderà il sogno del cavallo ammazzato per gioco, un cavallo ucciso dal suo stesso padrone per gioco, per scommessa, per far vedere che lui è il padrone. Vedete l'egoismo che va contro gli stessi interessi di chi lo pratica. Lui Raskolnikov non si pente, sarebbe troppo facile, sarebbe una storiella da parrocchia se lui si pentisse. Non si pente, sprofonda in uno stato fantasmagorico. Da una parte è un processo psicologico, ossia lui ha rotto, ha rinnegato la sua umanità uccidendo, lui ha dichiarato il proprio egoismo e si è reso incapace di rapporti umani. I rapporti umani, interumani, intersoggettivi, sono quelli che ci fanno percepire la realtà oggettiva, perché io so che esiste questo tavolo se voi tutti mi dite che lo vedete anche voi. Cioè, se tutti noi siamo d'accordo su alcune cose, quelle cose esistono. Se io mi tiro fuori, un'altra cosa che è molto importante per Dostoevskij, se io mi tiro fuori e non vi considero più miei fratelli, non vi vedo più, non vi sento più, non ho più empatia nessuna, neanche la minima per voi, non vi vedo più come esseri umani come me, non ho più una lingua comune con voi, io egoista, io perdo il senso della realtà, perché a quel punto ciò che mi può apparire qualsiasi cosa intorno a me, divento schiavo delle mie paranoie, perché non c'è più nessuno che mi può dire questo è vero, questo è falso, tu vedi questo ma in realtà, cioè non ho più nessun termine di paragone. L'intersoggettività è quella che è quella che forma la realtà. Se noi rinneghiamo la nostra intersoggettività, cadiamo in balia delle nostre paranoie, dei nostri incubi, e ne veniamo tormentati e distrutti sempre di più, fino a che non abbiamo un'unica scelta, il suicidio. Siamo portati ad atti sempre più malvagi, sempre più perversi. Vediamo intorno a noi è una continua orribile fantasmagoria. I nostri fantasmi, che sono sempre più malefici chiaramente, prendono sempre più forma. Ecco in che stato viene calato Raskolnikov, ma a questo punto si presenta l'opportunità, si presenta Sonia, ancora una volta una prostituta, ancora una volta la prostituta. L'immagine della prostituta piace molto a Dostoevskij, perché la prostituta è colei che si sacrifica, cioè fa il mestiere più spregevole, sacrifica se stessa, non gli altri, magari per aiutare qualcuno. Sonia lo fa per aiutare la sua famiglia, il padre alcolizzato, questo mistico alcolizzato un po' bislacco che è Marmeladov, la matrigna e i due fratellini, per loro lei va a battere il marciapiede. E naturalmente non tutte le prostitute sono come Sonia. Sonia è mossa da una carica empatica superiore a quella normale degli altri esseri umani normali, una carica empatica che le dona quello che per esempio Raskolnikov non può avere
da egoista, ossia il carisma. Sonia è carismatica, sottomette gli altri al suo potere psicologico proprio perché non li vuole sottomettere. Lei non vuole sottomettere gli altri, lei si mostra, lei mostra quello che fa, non lo esibisce neanche, lo fa, è un esempio inconsapevole anche per lei, e per questo diventa empatica, per questo piega gli altri, li fa diventare migliori, tira fuori la loro parte migliore da chiunque le passi accanto. Riesce a placare anche le persone, anche i delinquenti più incalliti. Questo si vedrà poi alla fine nella colonia penale. È colei che tira fuori, senza neanche volerlo, il meglio che c'è in ognuno di noi, così come fa Cristo, col suo esempio, con la sua innata capacità di amare, di donarsi. Lo so che a descriverlo così sembra un po' la predica della domenica, ma nel romanzo questa cosa si vede molto bene. Sonia è una che parla pochissimo, anche lei è una donna dello sguardo, lei capisce attraverso lo sguardo, lei vede, è l'occhio che vede dentro, perché lei, proprio perché è empatica, proprio perché sa donarsi agli altri e sa sacrificarsi, lei ha il potere di guardare dentro. Siccome per lei noi non siamo altro, non siamo qualcosa di posto fuori, ma siamo partecipi, lei è partecipe di noi, lei ci sa anche guardare dentro, così come neanche noi sappiamo fare con noi stessi. Colui che è calato nell'egoismo capisce se stesso meno di quanto una persona come Sonia possa fare con lui. E comincia fra i due uno strano e contraddittorio rapporto. Raskolnikov è dilaniato da due parti. Da una parte c'è Sonia che lo tira, ma anche senza stare a fare troppi discorsi, gli dice la cosa che aveva implicitamente pensato Lisa dell'uomo del sottosuolo. Gli dice: che male avete, quando lui le confessa l'omicidio, lui le dice, lei si mette a piangere e dice: che male avete fatto a voi stesso. Che male, non che male avete fatto alla vecchietta, che male avete fatto a voi stesso. Perché si è chiuso in questo guscio, si è chiuso in un inferno personale. L'altro polo che lo tira dall'altra parte è il potenziale stupratore di sua sorella, ossia il perfido Svidrigailov, il nobile. Intanto a Pietroburgo sono arrivati anche la sorella di Raskolnikov, la madre, e dietro è arrivato al seguito anche Svidrigailov, il nobilotto ossessionato dalla voglia di possedere fisicamente Dunia, ossia la sorella di Raskolnikov. Sono tutti a Pietroburgo, e anche con Svidrigailov Raskolnikov instaura un rapporto ambiguo. Svidrigailov è colui che si è votato definitivamente e senza remore al male, all'egoismo, ha ucciso la moglie, ha stuprato bambini, tutto per il suo solo piacere, per riempire questo vuoto che l'egoismo crea dentro di noi, questo vuoto sempre più grande che deve essere riempito da crimini sempre maggiori. Ma è tranquillo, non è come Raskolnikov che si tormenta, tranquillissimo, ne parla come se si trattasse di bere un bicchiere d'acqua, anzi ci scherza anche sopra. Sono questi due poli che lo dilaniano. Alla fine, ma no, dai, non ve lo dico come va a finire, scopritelo da solo. Scoprite. Raskolnikov sceglierà fra queste due opzioni. E tutti finiranno come devono finire, compreso Svidrigailov. Io, chi di voi non ha letto Delitto e Castigo? Magari forse alcune parti sono un po' lunghe, però è una lettura da fare assolutamente. Ci sono delle parti veramente fantasmagoriche, cioè ossessive, uno se le sogna la notte. Per esempio tutto il percorso per andare a uccidere la vecchia, l'uccisione della vecchia, o l'ultimo sogno di Svidrigailov, quando Svidrigailov nella vecchia locanda, nella topaia dove si è ritirato a vivere, che a sua volta è anche quella una specie di sottosuolo, ha il sogno della bambina che ha stuprato anni prima, e è un sogno terribile, un incubo allucinante,
e Svidrigaglio finirà nell'unico modo in cui può finire uno che si è votato con tale convinzione al male. Svidrigaglio, tanto ci sono tanti avatar di questo sottosuolo. Uno è la cameretta dove vive Raskolnikov, piccola, chiusa. Raskolnikov poi lo dice a Sonia: tu non hai idea di che pensieri ossessivi ti possono venire se vivi in una stanzetta grande così. È un sottosuolo anche quello. Un sottosuolo è la stanza d'albergo di Svidrigaïlov. Svidrigaïlov, che a un certo punto, sempre con questa sua aria un po' gigiona, dice a Raskolnikov: io non ho paura dell'inferno. Tutti parlano dell'inferno come i diavoli con le fiamme, ma io non credo che sia così. Ci sono cose anche più terribili. Pensa se non ci fosse nulla di tutto questo. Le fiamme, i diavoli sono almeno qualcosa. Pensa se fosse solo una stanza da bagno fredda, chiusa per l'eternità, con le pareti buia, con le pareti piene di ragni. Che è un'immagine anche questa del sottosuolo, la morte, l'inferno, come rappresentazione, come ultimo avatar del sottosuolo, dopo la morte, la punizione che ti dà Dio. Perché qui naturalmente c'è anche, io finora l'ho trattato come processo psicologico. Dostoevsky comincia a lavorare anche su un piano metafisico. Tutto questo si può descrivere in termini solo psicologici, ossia la rottura cioè l'affermazione suprema dell'egoismo: perdi il rapporto con gli altri, perdi il rapporto con la realtà, sei preda delle tue ossessioni, non hai più punto di riferimento, cadi sempre di più nel tuo sottosuolo, hai bisogno di qualcuno che abbia empatia, che ti tiri fuori. Può essere visto anche solo come un processo psicologico, ma Dostoevsky non pensa che sia tutto qui. Pensa che questa cosa esista anche su un altro piano, sul piano mistico. Ossia, noi siamo il campo di battaglia di due forze contrapposte, il bene e il male, Dio e il diavolo. Sono entità che noi non possiamo capire, che ci appaiono solo in forme molto parziali, evanescenti, in alcuni elementi della realtà noi li possiamo intuire, il bene, il male, in molti oggetti simbolici, molti oggetti che significano, per esempio, in Dostoevsky, violenza, sopraffazione, oggetti per esempio di carattere fallico, l'accetta di Raskolnikov, il pestello con cui Dmitri Karamazov vuole uccidere il padre ed altri simboli di tipo fallico. Le forze divine appaiono, punteggiano la realtà, ma noi non possiamo cogliere del tutto, le sentiamo dentro. Quindi è un discorso che si può fare sia come una lotta fra principi superiori, il bene e il male, le tenebre e la luce, che scelgono come campo di battaglia la nostra anima, sia come semplice processo psicologico. Dostoevsky lascia aperte entrambe per ora queste versioni. Per quanto io apposta non vi dico come va a finire Delitto e Castigo, perché ci sono dei casi in cui spoilerare un libro non va bene, veramente dovete arrivare fino in fondo e chiedervi fino in fondo ma questo poi alla fine che fa? S'ammazza, impazzisce. Vi voglio solo raccontare come ultima cosa, qui vale anche l'esperienza vissuta, io ho studiato a fondo Delitto e Castigo, volevo capire com'era nato questo romanzo, ne ho seguito tutte le fasi di composizione, però le cose stampate non bastavano, perché bisogna vedere i quaderni, bisogna vedere proprio le scritte le une sopra le altre. Per esempio Dostoevsky lavorava in modo molto caotico, aveva un quadernone dove scriveva da una parte i suoi pensieri estemporanei, dall'altra scriveva, poi lo voltava e ricominciava dall'altra parte all'incontrario e scriveva gli appunti di Delitto e Castigo, poi lo rivoltava di nuovo. Quando poi a un certo punto si incontrano i due testi, lui negli spazi vuoti sotto un testo scrive all'incontrario dall'altra parte, cioè prendete un quaderno, cominciate dalla pagina 1 e scrivete fino a metà cose varie, poi nel frattempo lo voltate e cominciate a scrivere Delitto e Castigo. Quando arrivate
al testo iniziale, che per voi appare rovesciato, avete degli spazi vuoti. Dostoevsky scriveva sempre mezza pagina, due terzi di pagina, e come continua Delitto e Castigo infilandolo dentro gli altri testi all'incontrario. È un casino, non potete immaginare. Se uno non lo guarda, non capisce esattamente quando sono state scritte le varie parti, perché naturalmente poi nel libro hanno riportato tutto, ma l'hanno riportato tutto di seguito, e io non so più cosa stava davanti a cosa, perché lui, quando vedeva il testo scritto magari l'anno prima, vedeva il testo scritto con delle riflessioni sulla religione o sull'etica, gli faceva venire in mente delle cose. Lui stava scrivendo Delitto e Castigo, però rivedeva un testo e diceva: per esempio, l'apparire di Marmeladov è posteriore, Sonia, anche Sonia, la famiglia Marmeladov è posteriore, perché gli viene in mente il pensiero dell'idea che bisogna metterci un eroe empatico. Gli viene questa idea perché arriva a rileggere delle cose che intanto incrocia. E io mi ricordo quando, tanto ci ha voluto tantissimo per avere questo manoscritto, tenerlo fra le mani è stato veramente una emozione straordinaria, perché tu vedi, poi faceva i disegnini, vedi, lui come scrive un brano di Delitto e Castigo, poi fa una faccina, disegnava bene, aveva una bella mano per i ritratti, per le caricature, c'è una faccina, poi c'è scritto no, qui devo immaginare, deve essere il protagonista, deve essere tirato da due parti, non basta Sonia, ci vuole anche un lui, qualcun altro, Svidrigailov, e allora comincia a scrivere su Svidrigailov, poi un'altra faccina, ci ripensa. È veramente questo lavoro, se uno lo fa con passione, è veramente un, ogni tanto ci sono dei momenti veramente molto emozionanti. Comunque, questo ve l'ho detto anche per farvi capire che a un certo punto in Dostoevsky nasce proprio questa sorta di triangolo con Raskolnikov nel mezzo e le forze del bene e del male che lo tirano da due parti contrapposte. Ma il resto lo leggerete da voi, e domani continuiamo col nostro Dostoevsky.